Ecco, oggi vogliamo parlare della globalizzazione dei giovani, quindi questi giovani globali che esistono in tutti i paesi del mondo e che scatenano in maniera anche abbastanza insolita rivolte allo stesso momento, per ragioni se vogliamo diverse, ma contigue. Pensiamo a quello che è successo, per esempio, subito prima della crisi del coronavirus. Nei mesi precedenti abbiamo avuto le rivolte della democrazia a Hong Kong, giovani. Abbiamo avuto Iraq, il grande movimento che ha durato mesi e mesi in Algeria per la rivoluzione democratica, sempre giovani. Abbiamo avuto movimenti giovanili in Cile, anche in particolare in Cile abbiamo avuto quello femminile contro il femminicidio, sempre giovani. Abbiamo avuto fenomeni simili in Ecuador, abbiamo avuto fenomeni simili addirittura a Sadr City, il quartiere più povero e più grosso della capitale dell'Iraq, di Baghdad, dove addirittura per la prima volta cristiani, pochi, ma esistono una minoranza, e giovani musulmani, sciiti, maggioranza assoluta, sono scesi in piazza insieme, una cosa che non si era mai vista, e così via. Chi sono questi giovani? E innanzitutto questi millennials, questi ragazzi del periodo che stiamo vivendo e che sono investiti in pieno, anzi sono dei nativi globalizzati, appunto i millennials, e che creano una nuova questione giovanile proprio nel momento in cui demograficamente i giovani sono più numerosi. Sì, perché siamo al picco più o meno, ci sono tantissimi giovani oggi al mondo, non ce ne saranno più altrettanti. Quindi è il momento in cui i giovani sono più numerosi, circa diciamo sotto i 20 anni, 1,5 miliardi, forse qualcosa di più, dicono gli esperti demografi, e sono figli di una globalizzazione che li ha resi molto simili fra di loro, anche se molto distanti. In Occidente abbiamo una generazione particolare in questo, perché sono dei giovani a cui è stato proiettato un messaggio di crisi continua. Crisi sociale, crisi finanziaria, crisi economica, crisi dei valori, crisi ecologica, quindi un messaggio un po' pesante, quindi dei giovani introversi, individualisti, ma ancora vitali. Se noi pensiamo ai fenomeni come Greta, se pensiamo a questi fenomeni qua, o anche le sardine italiane, pensiamo a dei fenomeni in cui a un certo punto ci sono delle esplosioni. Delle esplosioni, questo significa che, malgrado il fatto che tanti di questi giovani vengano chiamati NEET, cioè Not in Employment Educational Training, cioè che non studiano né lavorano né sono in un momento di formazione, stanno a casa sostanzialmente davanti alla televisione o ai videogiochi, ecco, questi giovani in realtà sono più vitali di quello che si creda. Anche se il problema dei NEET esistono. In Africa c'è ancora un altro tipo, l'Africa è il tipo del giovane che individualmente decide di emigrare, cioè di venire verso l'Europa, verso l'Occidente. E questo succede anche nei confronti di una famiglia che in realtà non sarebbe tanto d'accordo. Quindi è una decisione che è diventata da comunitaria com'era a una decisione che è diventata appunto individuale. E quindi molto difficile da contrastare perché in fondo il giovane africano globalizzato è il giovane che dice io decido da solo e voglio decidere allo stesso livello di libertà, sentendomi libero di decidere così come il mio coetaneo europeo, americano, asiatico, che sia. Oppure giovani latinoamericani dello stesso tipo. Noi vediamo questi grandi flussi sia dall'Africa verso l'Europa, sia dall'America del Sud verso l'America del Nord, di movimenti migratori alla ricerca di un futuro migliore. E con tutto il peso del non poter, tra virgolette, tornare perché è la vergogna sociale di aver fallito questa grande avventura del movimento. Ma ha anche il senso di sentire il diritto a muoversi come un vero diritto umano. Quindi uno in qualche modo vuole muoversi perché è un suo diritto, lo sente un suo diritto. Dicevo che siamo a un momento del picco, infatti gli esperti demografi pensano che siamo davanti a un fenomeno di youth bulge, cioè di bubbone giovanile. Tanti giovani in tanti paesi creano problema. C'è un po' un'idea, un po'
che io tanto non condivido, e cioè che quando ci sono tanti giovani concentrati e soprattutto disoccupati, automaticamente deve esserci sicuramente una crisi politica. Non è detto, non è sempre così. È vero che sì, se non prendiamo le banlieue francesi, abbiamo un fenomeno, oppure certi quartieri come Brixton di Londra, eccetera, eccetera, abbiamo a volte dei fenomeni in cui ci sono dei momenti di esplosione per i giovani, questo è vero, può succedere, però è anche vero che non tutto quanto si riduce a questo. C'è una grande ricerca anche tra i giovani, diciamo, millennial di questa generazione. Certo, beh, osserviamo l'aumento, qui geopoliticamente anche interessante, di una certa violenza giovanile. Lo osserviamo addirittura anche nei paesi come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti. Ormai è abbastanza noto il fenomeno non solo delle sparatorie a scuola, ma degli scanner anti-armi e anti-coltelli che ci sono nelle scuole americane, almeno nelle scuole pubbliche, prima di entrare a scuola. Quindi ci sono dei fenomeni di questo tipo che vanno tenuti presenti, ma globalmente i giovani, che sono pochi in Occidente, tanti in Asia, tantissimi in Africa, sono alla ricerca di una risposta per loro, perché sanno che il mondo di domani è il loro mondo. Quindi si fanno delle domande serie, come la domanda per esempio sull'ecologia. Chi gli risponde? Questo è anche uno delle grandi sfide della globalizzazione nei confronti dei giovani, cioè quale mondo stiamo lasciando a una generazione giovane che è più sensibile della nostra, più anziana, ai temi ecologici, e però si prepara ad avere un mondo molto più difficile in questo senso, molto più carente in qualità dell'aria, dell'acqua, della terra, con molte meno foreste, eccetera, eccetera. Per questo, movimenti giovanili come quello propulsato da Greta, che è una ragazzina sostanzialmente, questo è significativo, di 16enne, hanno così tanto successo. D'altra parte, prima di lei, Malala, pakistana, musulmana, mentre greca e svedese, in ambiente occidentale, Malala, anche lei a 16 anni, sulla battaglia dell'insegnamento alle giovani donne, alle ragazze, alle bambine, aveva creato e ha creato un movimento mondiale. La domanda è: com'è possibile che due ragazze, tutte e due a 16 anni, riescano ad incidere così tanto da vincere una il Nobel, l'altra a diventare così famosa, eccetera, creando delle ondate, delle grandi movimenti sociali e di popolazione, cioè mondiali, globali, pur avendo solo 16 anni? Sia Malala, quando cominciò, aveva 16 anni. Fu pure vittima, è stata pure vittima dei terroristi islamici, lei viene da un mondo islamico, quindi ci vuole coraggio a difendere l'educazione delle donne da un mondo così arcaico come quello della Valle dello Swat in Pakistan, che è veramente, diciamo, molto più simile all'Afghanistan che al Pakistan moderno, oppure una ragazza come Greta, tra l'altro presa anche dalla sindrome di Asperger, quindi una ragazza che con dei problemi di autismo, però riesce ad essere più eloquente lei di tanti esperti, super esperti, adulti e super scienziati o tanti politici che non riescono assolutamente a scaldare i cuori di nessuno. Una grossa domanda che ci dobbiamo porre. Scalda più i cuori la giovane Greta di quanto ne scaldino i grandi leader politici attuali, contemporanei. Da una parte ci dà fiducia, perché significa che i giovani dentro il mondo giovanile è nascosta una grande energia. E dall'altra parte preoccupa per la sordità delle istituzioni e degli adulti, del mondo degli adulti, che non riesce a esprimere niente di, non dico allo stesso livello, ma insomma di dignitoso come risposta. Quindi ci troviamo in una situazione in cui i giovani non hanno interlocutori, o ne hanno troppo pochi. Sia che parliamo del giovane musulmano spaesato in un mondo in crisi, parlavamo l'altra volta dell'Islam in crisi, che non sa più se credere agli estremisti o agli adulti che gli dicono, estremisti giovani come lui, o agli adulti che gli dicono che questi estremisti lo porteranno alla rovina e che magari diventa un combattente in Siria o ha la tentazione di, sia che parliamo di un giovane africano che
deve trovare i soldi perché si è messo in testa di fare un passaggio all'avventura della migrazione verso il mondo dove si vive meglio, dove è più forte la cura della persona, il concetto di vita è più protetto e quindi si prepara al grande viaggio da solo, anche lui, nella solitudine di questa grande avventura, dentro la quale è anche insita la possibilità di morire nel deserto, morire nel mare. Sia che parliamo di un giovane asiatico che invece è preso dalla cultura del lavoro, quasi una religione del lavoro e della riuscita, e quindi è messo a queste enormi catene di montaggio della fabbrica del mondo che sono la Cina e tanti altri paesi asiatici, in cui in fondo il lavoro è diventato una religione, lavora tutto il giorno e non fa altro che lavorare, non c'è vite senza sabati e senza domeniche. Sia che parliamo di un giovane occidentale, europeo, senza la possibilità di lavorare, ma con messaggi di crisi dappertutto, che non sa come passare la sua vita e che cerca soltanto lo sballo, in tutti i modi possibili, immaginabili, che questa parola possa significare. Insomma, abbiamo un'intera generazione che si espande in tutti quanti i continenti, che però si raggiunge. Cioè simile, si tocca, anche se le problematiche sono diverse, per una stessa ricerca, da una parte, di senso, cioè la vita per che cosa, a cosa serve, e dall'altra parte una voglia di ribellarsi allo stato attuale delle cose, allo stato attuale delle cose che sembra non soddisfacente, se lo guardiamo dal punto di vista del lavoro. Per lo sviluppo tecnologico che crea diseguaglianza, per le stesse diseguaglianze sociali, della sanità, oggi acuita dalla questione del coronavirus, dell'ascolto degli adulti, dell'ecologia e dell'ambiente, della città e come è conformata, quindi delle diseguaglianze tra quartieri e altri quartieri, tra bidonville, slums, o favelas, muri divisi a volte fisicamente da muri, pensiamo all'America Latina o all'Africa, da quartieri bene, e se questo non avviene in Europa, comunque ci sono dei muri psicologici. Se lo guardiamo dal punto di vista lavorativo, i tanti bambini e giovani, giovanissimi che lavorano senza nessun diritto, senza nessuna protezione sindacale, se lo guardiamo dal punto di vista della violenza, dicevamo delle scuole, degli scandali, ma ci sono anche 300.000, così si dice, non sono gli accontati, ma bambini soldato in giro per il mondo. Se lo guardiamo dal punto di vista della politica della casa, il fenomeno degli indignados spagnoli ne è un po' l'esempio, e cioè questo fatto che in questo mondo sembra che non ci sia mai casa e tetto per tutti, che ci sia sempre un problema, che non si riesca a costruire abbastanza case, e se si costruiscono, si costruiscono malissimo, nei posti insalubri. Se lo guardiamo dal punto di vista dell'inquinamento causato dall'uomo, inquinamento dell'aria e della terra, insomma, noi vediamo dei giovani che cercano e che di fronte a loro non hanno risposte, ma hanno anzi il silenzio e la sordità di istituzioni che non tengono conto delle loro richieste. Per questo, assistiamo a dei fenomeni che avvengono nello stesso tempo, anche se sono diversi, e che in qualche modo si fanno eco l'uno con l'altro, come dicevo all'inizio. È evidente che la protesta giovanile a Hong Kong ha come obiettivo di scardinare il tentativo di cambiare il sistema democratico di Hong Kong, uniformandolo a quello della Cina continentale. Ma la rivolta giovanile, che prima era la rivolta degli ombrelli, poi si è chiamata Occupy Hong Kong, oggi vive una terza, diciamo, stagione, è molto simile in quanto a energia e dinamismo a quello che succede in Cile, a quello che succede a Sadr Sidi a Baghdad, a quello che succede ad Algeri, a quello che succede con le sardine italiane, a quello che succede in tante altre parti del mondo. Uno sguardo senescente un po'
da adulto smagato. Sarebbe portato a dire: ma sono fenomeni che non durano. Ed è vero che sono fenomeni che hanno una ciclicità, quindi come delle onde che arrivano, si abbattono e poi a un certo punto passano. Ma questo non significa che non restino, questo non significa che questi fenomeni sono dei fenomeni che dimostrano un'esigenza profonda, che le generazioni si passano l'una con l'altra. Quindi non bisogna essere, come diceva il grande scrittore Miguel, pensatore spagnolo del secolo scorso, Miguel de Unamuno, non bisogna vivere nella presbitocrazia, cioè il governo dei vecchi, nel senso negativo del termine, subendo l'imposizione di vecchi incapaci che bloccano ogni spirito giovane. Né bisogna pensare di incasellare i giovani all'interno delle nostre logiche un po' presbitocratiche, e cioè, per esempio, il discorso sui giovani, il mito dei due ragazzi che dentro un garage ti fanno la startup. Non è solo questa l'esigenza dei giovani, non è solo la risposta della startup, ci vuole qualcosa di più profondo. Di più profondo come risposta. C'è un'esigenza di risposta. Il mondo va in quale direzione e in un'altra i giovani vorrebbero spingerlo, più aperta e diversa da quella un pochino declinista che stanno vivendo gli adulti adesso. È questo il colore grigio dell'uomo adulto che si vuole imporre sul dinamismo dei giovani? È una bella domanda che ci portiamo dietro, ma non possiamo non pensare che i giovani non abbiano una loro ragione, le loro ragioni.